Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Aquanox Deep Descent. Ringrazio la Mothership che, grazie a loro, sono riuscito ad avere questo gioco, distribuito dalla THQ Nordic. Tra l'altro è un orgoglio, l'ennesimo orgoglio in questi ultimi mesi che ho di portarvi questo titolo che nella loro campagna pubblicitaria avevano completamente escluso l'Italia, quindi grazie, ho fatto bene un pochino a insistere, ringrazio ancora i PR per questa opportunità, perché è un gioco che riprende un titolo Archimedean Dynasty del 96, poi uscì Aquanox nel 2001 e Aquanox 2 nel 2003, giochi che io però non ho mai giocato. Di che cosa stiamo parlando? Di un mondo un po', diciamo, distopico, dove dove la Terra, i terrestri, insomma, vivono tutti sott'acqua, perché il mondo non è più vivibile, quando mai capiterà, no? Ed è un gioco che... adesso fatemi fare solo un check se la grafica si è messa a posto. È un gioco che sfrutta un motore grafico che definiscono comunque molto potente ed è un gioco dove noi giocheremo interamente all'interno di veicoli con movimento subacqueo. Andiamo a vedere. Supporta anche il multiplayer col drop-in drop-out con cui fino a 4 persone potrete partecipare dando un contributo ognuno per la storia. Iniziamo, possiamo iniziare la campagna o iniziare l'addestramento. Dato che io odio gli spoiler, proviamo un tutorial dove ci verranno mostrate le varie cose. Ovviamente poi ci sarà la storia, i dialoghi, insomma. Welcome back to Cryo's facility 89 Alpha 2. Ok, allora sto risveglio potreste incontrare i seguenti sintomi: perdita di memoria, dissociazione cognitiva, perdita di abilità motorie, incapacità di discernere il bene e il male. Va bene. Ok, ci preparerà al mondo di acqua. Prima di tutto, movimenti base. Conducete il vostro veicolo fino all'entrata di quella cava. Ah, è proprio tutta una simulazione. Allora, W, ok, barra spaziatrice control per salire e scendere. Ti è venuto il tasto sinistro per muovere e usare l'impulso. Ok, maiuscolo sinistra. Ok. Vedete che... ci si muove così, maiuscolo sinistro, ci si accelera. Muoviti verso il segnale di navigazione. Allora, vedete che qua abbiamo un segnale, proviamo a scendere. E ci muoviamo qua. Qua si sale, si scende. Aumentate la spinta del veicolo per muovervi a velocità elevata. Sì, qua è uscito anche in inglese, ma va bene. Ci muoviamo a velocità elevata adesso. Out of ammo. Ok, 50 metri. Abbiamo finito la carica. No, poi adesso no, ne abbiamo ancora. Trova un'area saccheggiabile sulla minimappa e attendi alla fine dello scan. Premi comando USA per saccheggiare ciò che hai trovato. Fai attenzione alle aree di recupero dorate, contengono materiali superiori e chi prima arriva meglio alloggia. Sì, perché poi il gioco supporterà tutta una meccanica di crafting, di potenziamento della nostra navicella. Ok, stiamo scansionando, vedete che il sonar sta scansionando e per recuperare abbiamo aggiunto del metallo di recupero e dei crediti, fantastico. Niente, adesso lo schermino bello che si richiude in quel modo lì. Ok, dobbiamo andare di qua, non che sia nulla di complicato tutto questo, però adesso siamo già in un'ambientazione diversa. Acqua piena di nanoplankton che danneggia il tocco, puoi attraversarla se proprio devi ma non sfidare troppo la sorte. Ok, che è questo qua, il nanoplankton, quindi proseguiamo in questa direzione qui senza passare in mezzo a quelle cose lì, però adesso mi sa che dovremo passarci per forza. Ok, andiamo a scansionare ancora. Si abbasserà lo schermino in alto a destra. Ossigeno e crediti. Recupera le casse con il bottino. Ok, ne abbiamo ancora una di là. Proviamo a passare di qua. Passare in mezzo al nanoplankton. Sì, ci siamo fatti un po' male, ma... va bene, andiamo di là.
Poi, avendo amato Subnautica, non posso non amare anche questo. Accendi le luci tramite il menu radiale, alta sinistro per aprire il menu radiale e poi F. Ok, quindi vedete che possiamo attivare e disattivare i file, inventario, visuale libero abitacolo, reticolo, diario, percorso navigatore missione. Accendiamo i file, F. Ok. Chiudo con questo. Sì, perché qua è un po' buio. Ah, si sale da lì. Quindi adesso saliamo. Non si può andare di qua. Si può scendere. Non vorrei mai sbagliare. Contro. Riacceleriamo. E fino a qui tutto bene. Non che sia niente di complicato, però... Il gioco mi ricorda anche un altro titolo, Descent. Usa i materiali per creare munizioni. Molto bene. Quindi accedi al menu radiale e per utilizzare... Ok, perfetto. Dovremmo anche farci ossigeno, credo. Inventario. Andiamo sull'inventario. E dobbiamo crearci delle munizioni. Che di riparazione... Ok, munizioni, crea. Ok, clicchiamo sull'arma e facciamo crea. Beh, ne faccio solo uno, no? Va bene così, no? Indietro, con tab, tab, esci. Perfetto. Muoviti verso il segnale di navigazione. Ok, andiamoci. Di nuovo. Voglio capire se... mi faccio male se vado addosso a qualche parete, ma... Dio, un po' la botta un pochino l'ha subita la botta, eh. Ok. Però possiamo scendere anche in questo modo. Saranno da capire poi tutti gli indicatori sulla navicella. Possiamo anche andare a colorarla, pensate un po', eh. E modificarla ovviamente con armi diverse. Quindi noi ci craftiamo le cose. Continuiamo. Consideriamo ogni veicolo insommergibile della massa adeguatamente esplorare. Così da ripulire i detriti e scacciare forme di vita. Forme di vita marine troppo entusiaste. Ok. Prova a sparare quei barili di fronte a te. Ok, dove sono i barili? Ora i due armi primarie. Mouse mira. Spara a sinistra, spara a destra. Col mouse sinistro, il mouse destro. Adesso vedete che abbiamo ben due armi. Devo capire dove devo andare, perché mi dice di sparare i barili, ma io barili non ne vedo, quindi dobbiamo andare, non so dove, non so come. Ah no, di là, ok. Me li da qui, i barili. Eccoli lì, sì. Ok. Non so cosa stia succedendo. Ma devo sparare anche a questo. Ok. Ce n'è uno anche lì. Ok. Che poi è fighissimo il fatto che ci si possa poi muovere anche all'interno dell'abitacolo. Excellent job. Allora, dice che materiale di costruzione posti più selvaggi si possono trovare delle utili risorse. Sì, infatti si va avanti di qua e si trovano delle cose che abilmente spariamo e recuperiamo. Cos'è questo? Ok, abbiamo recuperato queste cose. Non sono come le classiche casse, ma qua si va vicino, si recuperano gli oggetti. E lo definisco un pochino uno shooter un po' fuori dal tempo. C'è attaccare, è uscito attaccare, premi E per attaccare. Ma attaccare a che? Vabbè, andiamo avanti. Ultimo rispetto. Il vostro natante è stato colpito. Fate attenzione alle integrità strutturali, kit di riparazione per assicurarvi di essere in grado di combattere. Usa il tuo kit di riparazione, premi R per usare il kit di riparazione e T per il kit scudi. Ok, infatti vedete lì in alto sopra la mappa
Riparo la vita e ti riparo gli scudi. Ok, abbiamo ripristinato le nostre cose. Continuiamo. Io direi che a questo punto potremmo anche pensare di iniziare la storia, perché visto il funzionamento l'abbiamo visto, però sì, poi è vero che non voglio spoilerare. Acquisisci un bersaglio, questo permetterà poi a te la ricerca di agganciarlo per il pulsante centrale del mouse. Ok, lo acquisiamo. We anticipate you will encounter a criminal element in the world of Aqua. These undesirables can easily be dispatched with combatti i droni di simulazione. In the power of law and order. Sì. Go ahead and dispense justice. Ah, abbiamo buttato via munizioni perché dovevamo aspettare che... Ok. Ovviamente è figo perché se rimaniamo senza munizioni dobbiamo nasconderci e crearne. È figo come discorso questo. Lasciate l'area per procedere verso la vostra nuova vita. Perfetto. Vabbè, l'enciclopedia con... Ok, l'ultima cosa che volevo farvi vedere è questa. Vista libera abitacolo, in cui possiamo andare a vedere le nostre braccia, le nostre gambe, insomma. E basta, e fine. Insomma, andiamo avanti. Andiamo avanti e finiamo qui il tutorial. Okay, stato usato al 78% completato, distruzione imminente, va bene, adesso basta. Warning, imminent destruction, warning. And the ocean temperature is warm for this time of year. Aren't you lucky? We are connecting you to a Cryos quality assurance technician now. They will take you through your wake up process on behalf of the past. Va bene. Everything we dreamed it would be. Can you hear me? There's no time. Oh, this blasted machine. Work, damn you, work. This world is not the world. Non è il mondo che vi ricordate, l'umanità ha abbandonato la superficie per rifugiarsi nei mari e negli oceani, scappando dall'inquinamento dell'inverno nucleare e del collasso ecologico. C'è solo acqua ora, non l'utopia che vi era stata promessa. Dovete svegliarvi, amici, dovete scappare, dovete sopravvivere. Sì, sono pienamente d'accordo con te. Per quanto il mondo è cambiato, non tutto è perduto, abbiamo ancora la possibilità di aggiustare le cose. Abbandona la simulazione, l'abbandoniamo. Ok, ci svegliamo e cominciamo la nostra vera e propria avventura nel mondo di Aquanox, il mondo di acqua. E come vi ho detto, il gioco costa 29 euro e godiamoci il video iniziale ora. Piles of dry dirt and rock as far as the eye could see. Towers that touched massive globes of flaming gas. It's hard to believe now. We did what humans always do. We lost everything. All of it the cause of mighty wars. Of our fires spreading across the megacities. What little remaining hope lay in the oceans. Underwater settlements were constructed for mining deep sea materials, harvesting plankton, and for storing the rich men and women who had allowed themselves to be frozen in cryostasis to wait out the war in decadent slumber. The last day came, and with it, the planet fell into darkness. The surface was rendered inhospitable to all life. What remains of mankind now lives in those stations deep beneath the surface of the sea, born and raised in a world of factions vying for dominance, of dread techno-cultists who would finish the job our ancestors had started. A place of wonders and of terrors. A place that will never again see the light of the sun. This is the world in which you have slept for all these years. Ok, questo è il posto in cui abbiamo dormito per tutti questi anni. È il momento giusto per tornare. Diciamo che questa possibilità, Kalin, Nabil, Fedor, Anna, vi sveglierete nel mondo, sì, quattro amici in pratica, sì, che possiamo ospitare nella partita. Diciamo che la possibilità di vivere sott'acqua è meno remota dell'andare a vivere su Marte, ad esempio, in caso di catastrofe. Ma diciamo che non lo dico proprio, lo dico così per sdrammatizzare. Le vostre spalle porteranno il peso dei nostri errori.
Ma ricordate, avete visto poi quello che è successo nel mondo, niente di sconvolgente, niente di originale, insomma, le solite catastrofi che si trovano nei videogiochi. Rimanete uniti e guardatevi le spalle. Il mondo che conoscevate, il mondo del passato, non esiste più. Ok. Integrità dello scafo a 25%, breccia imminente. Il personale medico della stazione dovrebbe essere qui a controllarci. C'è un protocollo apposta. 14%, si sta danneggiando. Posso spararti, no? Eccolo lì, un altro. Chi sei? Ishmael. Ci ha protetti per così tanto. Ah, ok, siamo tornati in linea. Ok, seguitemi. Ah, posso spararti. Ok, andiamo. Allora, diciamo che la cosa che mi ha sempre un pochino lasciato così un po' in dubbio è il fatto che comunque non si può uscire da questi mezzi. Però niente da dire, perché comunque graficamente è carino e affascinante il fatto che comunque abbiamo, invece che avere il solito personaggio che cammina, che si ripara, che ricarica le munizioni, abbiamo una navicella subacquea, un sottomarino. E a me piacciono i sottomarini. Allora, noi dobbiamo muoverci e lui ci difenderà. Ok. Poi se mettete il crafting all'interno di questa capsula, questa mini sottomarino, è figo. Il fatto che poi la potremo potenziare è altrettanto figo. Adesso lui ci ha svegliato, ci sta mettendo in salvo. È figo anche poterci giocare con gli amici. Ovvio, il gioco non costa tantissimo, ma neanche pochissimo, insomma, perché 30 euro dovete essere appassionati, no? Non dico che non valga. Segui Ishmael, gli daremo poi una mano, perché abbiamo solo una torretta, quindi ok, abbiamo distrutto tutto. Possiamo recuperare qualche materiale magari? Sì. Riprende questo titolo, sicuramente un gioco di altri tempi. Se la domanda è ce n'era bisogno, diciamo che giochi del genere non ce ne sono tantissimi, quindi perché no? Niente, seguiamolo, arriveremo presto dove dobbiamo arrivare. Stiamo dando una mano. Diciamo che cose simili si vedono magari con la serie Gemini completamente ambientata nello spazio, ma sott'acqua è già un po' più difficile trovarla. Ma se io sparo lui? Vada, vada, non cincischi. Sonoro molto bello. Vediamo. Stiamo andando come dei pazzi. Scusi, quanto manca? Finora i nemici non sono stati un gran problema, ma apprezzo la traduzione in italiano, che comunque di sti tempi. Perché è chiuso? Ah no, che apre lei? Sì, io mi darei una mossa magari, eh. Attention, unknown.
Vascello sconosciuto, sono Thomas Six, ufficiale dei Biont. Spegnete i vostri motori e vi arrenderete. Spegnerete i vostri motori e vi arrenderete. È stato tutto organizzato, c'è un punto di incontro qui vicino dove vi attende un uomo di nome Okabe. Andate lì, vi terrò occupati io. È una trappola? Ok, lui si sacrifica per noi. Dobbiamo andare di là. Via, no, che mi fanno esplodere. Ok. Ho usato il medikit. Però mi stanno ancora tirando giù la vita. Adesso me ne vado. Cos'è, esploso? Ok, si è chiuso tutto. Possiamo andare di qua. Stanno facendo il giro, dobbiamo andarcene. Dai, andiamo via. Stiamo giocando difficoltà media, vorrei ricordarvi perché. E soprattutto stanno facendo il giro da dove? Controllo il diario per il registro missioni. La mappa e l'acquapedia attraverso. Ok. Vabbè, non mi interessa. Stiamo fuggendo dai Biont, quindi diamoci una mossa. Lì c'è qualcuno. Dobbiamo andare di là, quindi dobbiamo capire come andarci. Di qua magari. Beh, eliminiamo quel Biont lì, tanto. No, ci fanno malissimo queste cose. Ok, quello che vedete a sinistra sulla plancia sono i livelli di medikit che ci sono rimasti per gli scudi e per la vita. Quindi dobbiamo andare abbastanza, come si dice dalle mie parti, schisci. Cioè fare molta attenzione, perché anche a non finire i colpi, perché belle le esplosioni. Ci stanno attaccando. Sono in due. Scudo critico, lo curo subito. Ok, io direi che non perdo ulteriore tempo e me ne vado. Ok, niente, andiamo. Scudo critico. Dai, esplodi, cazzabubolo. Ho finito il generatore, però ho... quello della vita. L'ho preso al volo. Solo che sparare con un cannone solo non è facile. Non riesco a colpirlo. Dovrei stare un po' più in movimento. Ok. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. L'abbiamo vista bruttissima questa. Ma veramente bruttissima. Perché ho rischiato di saltare in aria. Comunque, forse si può andare di qua. Sì. Mamma mia, che casino. Questa ambientazione qua è un labirinto. Ma no, dobbiamo andare di là, 29 metri, ma non saprei da dove arrivarci, quindi... La vita non risale, quello è un po' un problema, però non è la difficoltà... Fuggi, gioco! Ah, abbiamo ancora 3500 colpi, lo vedete in alto a sinistra, l'avete già sicuramente notato. Io con la concitazione del momento non mi sono messo a guardare. Li abbiamo seminati, è un percorso unico, va bene. Va bene, andiamo. Speriamo di arrivare presto alla base. Ismael si è... Ore 12, qualcosa sullo scanner. Via, fuggi, sciocco. È ben più grande. Ma è pieno. It's about time you all showed up. Captain Toshiro Okabe, at your service. È enorme quella nave lì. Ok, dobbiamo andare. Attacca la Tupilak. Ma la tupina qual è? Attacking the bastard!
Stanno facendo esplodere. Dobbiamo ripararci. Attracca, non attacca. Infatti, attracca. Infatti mi sembrava strano. Ok, infatti attaccarla non me la faceva attaccare. Devo leggere bene io. Allora, abbiamo completato la prima missione. Questi sono gli intermezzi che capitano tra una missione e l'altra, in cui potete vedere qua in alto le varie stazioni con cui potremo interagire. In questo caso abbiamo, vedete, l'area abitabile, e poi ci saranno anche le altre dove potremo commerciare. Ok, vedete che andiamo a parlare col solito dialogo. L'ho già vista questa meccanica, l'abbiamo già vista in tanti giochi spaziali. Benvenuti a bordo della Tupilak, immagino sarete disorientati, ma devo chiedervelo: cosa vi ricordate del mondo prima di tutto questo? Il mio nome, i miei amici, poco altro. L'amnesia è un effetto collaterale comune dopo lunghi periodi di criostasi. Vi assicuro che la memoria ritornerà col tempo. Il mio amico Ishmael, dovevamo accompagnarmi. Dov'è? Ci ha lasciato le penne. È morto per proteggerci. O galleggia in un aereo. No, è morto per proteggerci. Era uno studioso, un bel uomo, anche un po' eccentrico. Mi mancherà. Dove ci state trasportando? Perché c'ha Ismael ci ha svegliati? Inizia il mistero. Tutto quello che posso dire è che si tratta di un posto sicuro. Sul perché Ismael vi ha svegliato, beh, è semplice. Vi ha salvato la vita, per quanto si possa chiamare vita quella di Acqua. E dobbiamo semplicemente fidarci di lei, non la conosciamo. Cioè, siamo tutti e quattro qua in pratica. Non abbiamo scelta, ci proteggerà. Ok, avete bisogno dei vostri veicoli per quello che vi aspetta. E quei DSF che vi siete portati dietro sono praticamente dei rottami. Dovrebbero esserci abbastanza parti dei ricambi nei magazzini per permettere di costruire dei rimpiazzi. Fatemi sapere quando avete finito. Praticamente ci vengono dati degli oggetti. E poi torniamo indietro e si può andare a vedere tutto quello che è il commercio, quindi l'acquisto di merci e la vendita. Si può andare a vedere questo, che serve a riparare le varie componenti, aggiornare le varie componenti di scudi, propulsori e armi, e anche colorarla, quindi lo farò del colore di Indie Gameplay. Eccolo qua, questo è il nostro mezzo. È figo, possiamo veramente anche potenziargli il tipo di armi, produrre cliccando qua come avete visto prima. Che di riparazione possiamo andare a craftarli usando le varie risorse. Qua abbiamo la craftopedia con tutte le fazioni che abbiamo scoperto, i personaggi, i log audio che abbiamo trovati, la mappa, le missioni secondarie, le primarie, tutte quelle che abbiamo completato. E questo invece è: attenzione, aggiorna la tua nave, perché questo qua è il distacco, quindi lasciamo la nave. Quindi in pratica qui andremo a potenziare, qua sarà un hub per le missioni, per il potenziamento del nostro relitto, insomma, così lo chiamerei. E per il resto le meccaniche di gioco le abbiamo appena viste, cioè si esplora sott'acqua, si combatte, si può giocare anche con amici, quindi può essere interessante. Credo sia una delle meccaniche più interessanti, per quanto io non apprezzi molto il multiplayer in tanti aspetti. Questo è un gioco in cui ha senso, perché comunque ci si gode la storia in compagnia di amici. Ripeto, il gioco costa 29€. Ringrazio ancora lo sviluppatore e il distributore, nonché i PR, per avermi permesso di portarlo sul canale. Tra l'altro non credo esistano video in italiano al momento di questo gioco, quindi spero di avervi dato un'idea di quello che Aquanox Deep Descent è. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!